presentare un libro che pur avendo un anno di vita grosso modo abbiamo fortemente desiderato avere qui, perché è un argomento che ci interessa in modo particolare. Eretici e Chiesa nel Medioevo è un tema avvincente, mai troppo, come dire, troppo approfondito, e è ancora in gran parte da approfondire. E siamo molto felici di avere con noi il professor Lorenzo Paolini, che è docente di storia medievale e di storia della Chiesa all'Università di Bologna, con il curatore del volume, che è Riccardo Parmeggiani. Quindi io non rubo altro tempo, perché preferisco lasciare a loro la parola e ascoltarli mentre ci presentano Le piccole volpi, Chiesa ed eretici nel Medioevo. Grazie a tutti e buon ascolto. Buonasera a tutti. Ringrazio l'Associazione Culturale Italia Medievale per l'invito a presentare il mio libro Le piccole volpi, come è stato detto. Ringrazio la libreria Iacabuc per l'ospitalità offerta e ringrazio il dottor Parmeggiani, curatore del libro, autore dell'introduzione, per la gentilezza di copresentarlo per la seconda parte, cioè per l'Inquisizione. Premetto che non parlerò in difesa delle mie interpretazioni, illustrerò in modo asettico il frutto delle analisi in storia e fra gli storici. Sono gli altri che valutano le scelte più o meno appropriate o convincenti, e io non vado contro questa impostazione deontologica. Prima di illustrare i contenuti della prima parte, Chiesa e società di fronte agli eretici, dal confronto alla persecuzione, questa è la prima parte, voglio esporre le motivazioni che mi hanno indotto a fare questa raccolta, che comprende saggi, certo un inedito, compresi quasi tutti negli ultimi 15 anni. L'onda del decostruzionismo, come sottolineato anche dal curatore nell'introduzione, in gran parte francese sulla storiografia ereticale, ha contagiato anche qualche collega italiano. Quell'onda metteva in dubbio tutto, anche l'esistenza degli eretici stessi. Esso negava e nega la possibilità di una ricostruzione oggettiva del passato, negava il raggiungimento di una verità storica, in quanto le fonti restano prigioniere di codici linguistici e comunicativi svincolati dalla realtà dei fatti. Hanno un senso queste fonti al proprio interno, senza verificabili relazioni con i fatti e i processi che descrivono. Sono un ostacolo, un muro alla conoscenza storica. Ora però questa ondata di decostruzionismo, che è partito dall'America e ha toccato tante settori disciplinari, tante materie, si sta gonfiando abbastanza. Mi sembra impossibile e assurdo che il fenomeno ereticale fosse tutta una messa in scena, una macabra messa in scena, il tutto ridotto a una projection fantasmatique des inquisiteurs ou des religiologues sur la dissidence, che le eresie medievali non siano mai esistite, ma siano una reification prodotta dagli storici, che siano un'invenzione dei monaci cistercensi e dei frati mendicanti. Sarebbe una falsesca operazione culturale, ecclesiologica, giuridica, politica, durata più secoli. Questa assurda storiografia, che riduceva le eresie al dissenso, concetto neutro e indistinto, perfino per alcuni al volontariato laico, al malessere, alla dimensione quotidiana, per non parlare della negazione dell'antichiesa catara, del dualismo, del mito, effetto di un partito preso a tesi, ma direi anche effetto di ignoranza. Come si fa, ad esempio, a smentire e cancellare, come se le fonti fossero mute, quanto ci dice il bel libro di Riparelli, Il volto del Cristo dualista, da Marcione ai Catari? Ma di fronte all'ignoranza non si riesce sempre a tacere. Ecco il motivo di questa raccolta, che è compatta, ha una precisa unità sia metodologica che contenutistica.
Se alcuni saggi capitoli hanno origine casuale, di solito come relazioni a convegni internazionali, sono le domande che li hanno ispirati, i problemi posti che vi sottostanno a essere fra loro conseguenti e intrecciati. Senza la prima parte, ad esempio, è impensabile capire l'Inquisizione. Il titolo è uno tra le figure, una ventina sono le figure, figure simbolo, più usate nel Medioevo per identificare gli eretici. Nessuna funzione utile per gli eretici, ma solo distruttiva, devastante, le piccole volpi che devastano le vigne in fiore, dicono il Cantico dei Cantici. Da loro chiesa e società, nell'ultimo ventennio del XII secolo, hanno capito di doversi difendere, cooperando fra loro, Lucio III e il Barbarossa, perché gli eretici erano visti a tutti gli effetti la vera alternativa religiosa e culturale, e con i catari anche istituzionale di antichiesa, all'unica fede cristiana e al sistema dei valori della Christianitas. È sottinteso però che l'eresia esiste sempre e soltanto quando viene dichiarata e manifestata come tale formalmente dalla Chiesa. Gli eretici non si definiscono eretici, si definiscono buoni cristiani, veri cristiani. Pertanto sono eretici soltanto coloro che essa, Chiesa, definisse tali. Ed è l'eresia formale. Dal pieno Medioevo esse convivono, le due forme di eresie, non sempre in perfetto equilibrio, la seconda tende a prevalere e ci fa dire che il papato e la Chiesa romana, dalla riforma cosiddetta gregoriana in poi e prevalentemente al tempo della teocrazia duecentesca, sono la discriminante dell'ortodossia, prescindendo dai contenuti vari e mutevoli. Si impone un'urgenza ecclesiologica e culturale. Le immutabili verità della fede vengono cioè mediate e accordate con l'esigenza, con le esigenze del centralismo romano, con la dottrina della pienezza del potere papale, ritenuta la migliore garanzia storica dell'unità, santità e cattolicità e apostolicità della Chiesa stessa. Chi non si riconosce in essa e non concorda con essa è fuori dalla fede, come dice il Dictatus Pape di Gregorio VII. È la prima decisiva svolta di questa evoluzione. Ormai l'eresia non prescinde più dall'ecclesiologia. Quell'eccessivo uso del termine eretici nella pubblicistica gregoriana è il segno che si è innescato un processo di identificazione fra sisma, fra sismatici ed eretici, in cui l'obbedienza al Papa diventa imprescindibile carattere di ortodossia, perché l'obbedienza è il connotato profondo, identitario dell'essere cristiano, non semplicemente disciplinare. Disobbedire al Papa, in Gregorio VII, equivale a negare Dio, è idolatria, crimen idolatrie. Hagenader ha coniato quella felice formula dell'eresia della disobbedienza studiando i giuristi del XII e XIII secolo, ma è stato inteso in modo riduttivo di puro dissenso, il che rasenta un giudizio di impiego soggettivo dell'accusa di eresia, svuotata di contenuti dottrinali specifici. Certo è che il concetto di eresia in sé, senza la ribellione alla Chiesa, è definitivamente abbandonato. D'ora in poi conteranno sempre più le implicazioni ecclesiologiche, religiose, politico-sociale, i contesti, non più tanto la mera dottrina erronea. Fino al punto estremo, nei processi cosiddetti politici del primo Trecento, di identificare l'eresia con il disprezzo delle chiavi. Infatti è molto più grave, dice Tommaso d'Aquino, infatti è molto più grave corrompere la fede mediante la quale l'anima ha la vita che falsificare la moneta mediante la quale si provvede alla vita materiale, cioè l'identificazione fra l'eretico e il falsificatore della fede. Per cui se i falsari di moneta e gli altri malfattori vengono immediatamente messi a morte, giustamente dalle autorità secolari, molto più gli eretici, non appena sono stati convinti di eresia, possono non solo essere scomunicati, ma anche giustamente uccisi, sedetius teocidi. Mi è sembrato corretto sottolineare come la grande paura delle eresie
abbia spinto la Chiesa nel segno dell'eccezionalità e invocando lo stato di necessità e di emergenza a non distinguere i diversi gradi di pericolosità dell'eresia, la vera eresia, quella dualistica dei catari, dai movimenti pauperistico-evangelici, i valdesi, gli umiliati, gli arnaldisti, i pietrobrusiani, gli erriciani, gli apostolici, per far qualche, quasi tutti sono. Il secondo capitolo, Domenico e gli eretici, prescinde dalla costruzione geografica del fondatore dell'ordine dei predicatori o invenzione della memoria, per dirla con Canetti, dalla falsa denominazione di primo inquisitore o persecutor ereticorum, ma prende in analisi oltre un decennio trascorso nel Tolosano dedito a incessante predicazione. Fra gli eretici, catari e valdesi, quasi rincorrendoli per disputare con loro, multa disputazione et persuasione. Il primo impatto che il canonica castigliano ebbe con la terra dei catari gli suscitò un turbamento e un'inquietudine che non lo lasciarono più fino alla morte, per 15 anni, 1206-1221. Avendo appreso che gli abitanti di quella terra erano eretici già da lungo tempo, cominciò ad essere turbato da molta compassione del cuore su quelle innumerevoli anime ingannate miserevolmente. L'avventura di Domenico, nei primi anni con il suo vescovo Diego di Osma, non fu forse casuale. La questione albigese o negozium pacis et fidei, da anni, nella mente e nelle lettere di Innocenzo III, doveva realizzarsi per via politica, in subordine per via militare, e per via pastorale, mediante frequenti e mirate campagne di predicazione. Queste erano state affidate, dall'inizio del suo pontificato, ai cistercensi. Ben prima dunque dell'assassinio del legato papale Pietro di Castelnau, 1208, un fallimento. E i 20 anni di crociata, 1209-1229, con tanti roghi collettivi, rappresentarono un costo molto alto. Lo sconforto e l'intenzione di rinunciare da parte dei cistercensi, così testimoniata, poco o nessun profitto riuscivano a trarre dalla predicazione agli eretici. Difatti, ogni volta che intendevano predicare agli eretici, questi contestavano loro il comportamento esecrabile dei chierici, e così, se volevano correggere la vita dei chierici, non restava loro che smettere di predicare. Infine, con il capitolo Rimini e Catari, secolo XII e XIII, tra connivenza e lotta, ho cercato di seguire l'altalenante reattività di una società e di un comune a lungo ghibellino, verso una cospicua presenza catara, una pagina di storia emblematica sui consensi e contrasti interni, sociali, istituzionali e politici, oltre che, ben inteso, religiosi, con interventi esterni di papi Lucio III, Innocenzo III, Onorio III e di Federico II, che spezzarono vincoli parentali e solide relazioni sociali, fino alla liberazione, ovvero cacciata, ad opera di Malatesta della Penna a metà del 200, secondo la trecentesca Regalis Historia, che è una cronaca celebrativa del Malatesta. Egli, il Malatesta, di ritorno dal pellegrinaggio a Gerusalemme, testuali, liberò Rimini a manibus sclavorum, cioè dai catari, ho letto io, dai catari dell'Ordo Sclavonie, cioè di Bosnia. Non come, se andaste a vedere la voce che c'è nel dizionario biografico, dagli slavi, che non c'entra niente. Una buona serie di più che semplici indizi, pur in assenza di atti processuali dell'Inquisizione francescana, che dal 1259 aveva sede a Rimini, rendono vivacissima l'intera vicenda per il coinvolgimento contrastante nella società e nelle istituzioni riminesi. Grazie. Bene. Nel presentare la seconda parte del volume,
quella appunto specificamente dedicata all'Inquisizione, articolata in 7 saggi, prescinderò dalle considerazioni già espresse poco fa dall'autore e riprenderò in larghissima parte considerazioni già formulate nella mia introduzione. Prescinderò soprattutto, lo si è detto prima, dalla dilagante moda storiografica decostruzionista che induce, non senza distinguo, ad usare necessariamente le virgolette intorno alla categoria di eresia, così sostengono, sostituendola con un più neutro concetto di dissenso religioso, in cui anche le esperienze di più radicale antagonismo, segnatamente il fenomeno dualista catalo, vengono ridotte a espressioni marginali di consistenza inversamente proporzionale alla rapida ed organica strutturazione di un tribunale della fede in tutta la Christianitas, l'Occidente medievale. Di fatto, un utile pretesto, artatamente deformato, se non addirittura reificato o inventato, come si diceva, da parte della gerarchia ecclesiastica, in prospettiva di una completa affermazione della tendenza monarchica in senso teocratico del papato. L'impostazione decostruzionista ha dunque prodotto inevitabili conseguenze, oltre che sul piano eresiologico, anche su quello speculare della reazione ecclesiastica, ridefinendo le reali, queste sì tra virgolette, motivazioni che concretamente originarono nuove soluzioni di contrasto anche su un piano istituzionale. Abbracciando senza remore il rigido schema di una persecuting society, secondo la definizione del Moore, la risposta della Chiesa quale difesa del sistema, per dirla con le parole di Ovidio Capitani, viene totalmente ribaltata, individuando una precisa e pretestuosa strategia offensiva contro un avversario assai meno consistente ed organizzato, l'antichiesa, di quanto le fonti, naturalmente pressoché esclusivamente di parte, intendono presentarlo e, per citare l'autore, quasi che l'appello alla difesa del sistema non avesse una sua ragione intrinseca e un'oggettiva aderenza alla realtà. Giustamente, pochi anni or sono, nel 2008, Giovanni Gradomerlo, nell'introduzione premessa ad una propria raccolta di saggi di ambito inquisitoriale, ha proposto una nuova forma di approccio al classico binomio eresia e inquisizione, invitando a ribaltare l'ordine tradizionale dei due poli, partendo dal presupposto che le fonti riguardanti la dissidenza, come dicevamo, sono principalmente di matrice repressiva. Di queste, l'autore, avvalendosi, professor Paolini, avvalendosi della propria consistente esperienza editoriale, fa larghissimo uso, manuali, consiglia, atti processuali, come programmaticamente evidenziano i titoli di alcuni saggi della seconda parte del volume. I saggi compresi in questo volume non propongono dunque soltanto significative innovazioni storiografiche e metodologiche, nonché di critica delle fonti, sul mutevole atteggiamento tenuto dalla Chiesa verso le piccole volpi e sulla fenomenologia dell'Inquisizione in epoca medievale, ma suggeriscono al contempo inesplorate piste di ricerca per gli studiosi di oggi e di domani. E anche il semplice appassionato ricaverà dalla lettura del volume l'autentica dimensione del Tribunale della Fede, colto nel suo contesto storico, rimuovendo luoghi comuni e frequenti schiacciamenti di prospettiva sull'età moderna indotta dai mezzi di comunicazione di massa e dalla divulgazione, anche letterariamente costruita, in forma raffinata. Ci sarebbe infatti, tra gli altri aspetti da rilevare, anche per esempio sul saggio sugli inizi della repressione, e come gli studi di Lorenzo Paolini abbiano inteso a marcare una netta distinzione fra l'Inquisizione di tipo medievale e l'Inquisizione di epoca moderna, col Sant'Ufficio. Quello che invece il lettore non troverà è l'opinione sulla repressione, scontata con le categorie concettuali dell'oggi. Come mi ha da sempre insegnato l'autore, la storia e le sue dinamiche vanno capite, non giudicate, e la lettura del volume è lo strumento per capire come è nata l'Inquisizione medievale e quali sono stati gli immediati sviluppi, studiando il Negotium Fidei prevalentemente dall'interno. Grazie.